Siamo in via Venezia 1, in una delle sedi del Dipartimento di Ingegneria Industriale, dove si trova il Museo delle Macchine Enrico Bernardi. Il museo è dedicato a questo geniale matematico di origine veronese che è considerato il pioniere dell'automobile italiana. Il museo nasce grazie a una donazione della famiglia Bernardi all'allora Istituto di Macchine e raccoglie sia la parte strumentale con i motori costruiti da Bernardi, sia la parte di archivio. La parte di archivio è composta da fotografie, lettere e disegni tecnici che permettono di approfondire l'opera di Bernardi, ma anche di scoprire aspetti legati alla vita personale, come ad esempio il legame forte di Bernardi con la famiglia e altre passioni scientifiche di Bernardi, come la fotografia. L'attuale allestimento risale al 2014 e raccoglie l'eredità poco nota purtroppo di Bernardi. Bernardi nasce nel 1841 a Verona, nel 1863 si laurea in matematica all'Università di Padova, dopo un periodo trascorso all'Istituto Tecnico di Vicenza ottiene la cattedra di macchine all'Università dove nel 1879 fonda l'Istituto di Macchine. Ne rimane direttore fino al 1915 quando si trasferisce al suo pensionamento a Torino per collaborare con la Fiat. Il museo vuole mettere in luce sia l'opera dell'ingegnere, ma anche far riflettere su alcuni aspetti fondamentali della storia della scienza e della tecnica, come l'importanza del contesto sociale e economico per lo sviluppo di alcune industrie e di alcune invenzioni, e anche il perché figure come Bernardi siano state dimenticate. Il professor Enrico Bernardi, suo malgrado, è poco noto a livello nazionale ed internazionale, anche se ha prodotto innumerevoli innovazioni nel mondo dei motori a combustione interna. Si è approcciato a questo studio a partire dal 1870, ma la prima realizzazione importante è la motrice Pia, un motore innovativo per l'epoca, in quanto è un motore di tipo misto, diretto atmosferico, che raggiunge un rendimento del 14%, quando invece i motori presenti in quegli anni raggiungevano al massimo il 4%. È un motore, diciamo, a cui il Bernardi va subito a dare un'applicazione pratica, che è quella di abbinarlo alla macchina da cucire della figlia, in maniera tale da evitare alla figlia Pia di andare a muovere l'ago mediante il pedale. Questo motore è il primo, abbiamo detto, a livello europeo ad essere a scoppio e alimentato a benzina, e questo si deve alla risoluzione da parte del Bernardi del problema dell'evaporazione del combustibile mediante la realizzazione di un rudimentale carburatore. Il professor Bernardi non si ferma dopo la realizzazione della motrice Pia e, grazie alla caduta della privativa di Otto nel 1886, inizia a lavorare nel mondo dei motori a quattro tempi. Anche in questo caso propone delle soluzioni innovative particolari per l'epoca che consentono a questo motore di poter essere applicato non solo alla piccola industria, ma anche al settore dei trasporti. Infatti, grazie all'adozione di un particolare sistema di accensione della miscela e di un regolatore particolare di velocità, riesce ad applicare questo tipo di motore in un carrello appendice da andare ad installare nella bicicletta del figlio. Il motore, sempre per dimostrare l'attaccamento alla famiglia, prende il nome di motore Lauro. Qui vedete il gioiello del nostro museo, che è la vettura Bernardi del 1894. È l'unico esemplare dei 100 che sono stati costruiti dal professor Bernardi, ancora funzionante. È la prima vettura italiana costruita appunto nel 1894, in parallelo con la nascita dell'azienda del professor Bernardi, la società Amiari e Giusti, che fonda qui a Padova con sede in via San Massimo. Purtroppo la società fallisce di lì a breve nel 1899, viene rilevata da Bernardi che fonda una seconda società, la società Bernardi, che fallisce nel 1901.
È molto interessante questa vettura, primo perché è ancora funzionante, la facciamo andare per i nostri studenti, e poi perché è, come dire, un concentrato di brevetti del professor Bernardi della fine dell'Ottocento. È la prima vettura italiana, la Fiat deve ancora nascere, nascerà nel 1899. Si racconta che Giovanni Agnelli venne a vedere qua la vettura e i ritrovati del professor Bernardi. Monta diversi brevetti, tra cui lo sterzo corretto, che risolve il problema dello strisciamento della ruota esterna in curva, quindi un antesignano del nostro differenziale. Il carburatore, il regolatore centrifugo che evitava che la macchina si spegnesse durante il funzionamento. E quindi è un gioiello vero e proprio dal punto di vista della tecnologia dei motori. Quello che stupisce è che le sue aziende siano entrambe fallite, ma purtroppo il contesto socioculturale dell'epoca non era adeguato a un'innovazione così importante. Il Veneto era un Veneto agricolo e a Bernardi hanno letteralmente fatto la guerra i grandi manufatturieri e, diciamo, gli agricoltori della zona, perché gli portava via la manodopera qualificata. E quindi non è riuscito a trovare terreno fertile. A questo si è unita una capacità imprenditoriale forse non così sviluppata come quella di Giovanni Agnelli, e il risultato è stato il fallimento delle sue società. Il genio però è stato riconosciuto, perché lo stesso Giovanni Agnelli lo invita a Torino e lui collabora con la Fiat, l'aiuta a crescere nei suoi primi anni e difatti morirà poi dopo a Torino nel 1919. Interessante è la targa della vettura Bernardi, che riporta il numero 42, che è il numero della provincia di Padova, e il numero 2 ad indicare che si tratta della seconda vettura. Infatti la prima vettura, quella del professor Bernardi, è andata distrutta, la seconda l'aveva data al figlio Lauro, da cui appunto il numero 2, e il figlio poi l'ha donata assieme agli altri ritrovati qui al nostro museo.